surprise. Uè uè ragazzi e bentornati! Oggi su questo canale proveremo la Zap Zap al 130. Che arma è la Zap Zap? È semplicemente la Bang Bang potenziata, 3 stelle, cambia il proprio nome. Come potete ben vedere, una volta che noi andiamo a evolvere questa Bang Bang, cambia il proprio nome da Bang Bang, diventa Zap Zap. Non ho ben capito il perché di questa scelta della mamma Epic, sicuramente c'è un motivo dietro. Prima di cominciare questo video vi voglio lanciare una sfida. Se riusciamo ad arrivare a 500 like, proverò quest'altra Bang Bang, che come vedete è Legacy, impatto più 25% e potenza della respinta più 400, probabilità di critico, un'altra probabilità di critico, danni critici e danni. Raga, questa ha delle perk allucinanti, senza elemento, è una Bang Bang senza elemento, quindi sono davvero davvero curioso. Se questo video su questa Bang Bang arriva almeno a 500 like, ci farò un altro episodio, magari tra una o due settimane, su questa qui Legacy. Però ho bisogno di sapere la vostra opinione. Io mi sento di portare quest'arma full perk e vedremo un po' il suo utilizzo, sono davvero curioso. Leggiamo la descrizione insieme. Pistola tecnologia avanzata, spara sfere di energia che causano danni in un'area circoscritta, infligge danni energetici che la rendono mediamente efficace contro tutti i nemici elementali, quindi farà danno ad area. Io sono davvero davvero curioso, premetto che non l'ho mai provata full perk perché nessuno me ne ha mai droppata una full perk, quindi che facciamo? Ce la portiamo full perk e la proviamo direttamente insieme. Quindi al 130 torna a chiamarsi Bang Bang. Va bene gioco, va bene. Noi potenziamo le perk. L'abbiamo portata full perk critico, adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è prepararci la build, ma io non ve la farò vedere tanto ci ho già fatto un sacco di video con le pistole, ci vediamo direttamente in partita. L'arma è questa, come vedete spara tipo impatto, molto molto bella, molto utile possiamo dire, spreca un bel po' di colpi, tipo 6 colpi energetici ogni volta che io sparo per intenderci, però come vedete ho la possibilità di colpire più di uno zombie. Io gli ho messo la velocità di ricarica perché avevo visto che aveva una ricarica abbastanza lenta. E gli ho messo una perk a questo straniero che mi incrementa la dimensione del caricatore del 30%. Quindi la dimensione che vedete è un pochino boostata. Sto provando a utilizzare solo la pistola, Ricordo che rallenta, quindi più ne colpisco più ne rallento. Speravo morisse con un colpo questo mostro della nebbia comunque. Cioè con un'arma del genere che mi spreca 5 colpi come minimo mi aspetto di ammazzarlo con un colpo. Certo mi va bene che colpisce ad area, quindi riesco a far fuori più di uno zombie. Non ho visto tutto questo danno esagerato, però continuiamo a provarla. Comunque percata in critico, quindi le volte che entra critico ovviamente fa molto più male rispetto a quando entra un danno base. Allora, assomiglia un po' all'arma di Call of Duty, alla Kendall, che spara esplosivo, no? Certo, un pochino più nerfato alla Fortnite, come sempre, però molto simile. Se voi avete giocato avete capito bene cosa intendo. Certo, finché shot i piccoletti li faccio malissimo. Comunque sono curioso anche di provarla con i compagni, Sinceramente, dopo di questa mi lancerei in una zona al 140, con i compagni boostato un po' di statistiche, proveremo contro uno smasher. Smasher di fuoco. L'impatto c'è, L'impatto c'è. Sono curioso di quella Legacy con tantissimo impatto. Beh, diciamo che comunque se gli entra critico male gli fa.
Male veramente gli fa. Adesso non ho visto il numero che gli è uscito. Siccome era energia al colpo, allora faccio fatica a leggere il numerino del danno. Però sicuramente dalla clip riusciremo a vederlo insieme. Ecco, mi piace l'impatto che ha quest'arma. Secondo me è quella Legacy con la perk di impatto e respinta del più 400. A questo punto secondo me potrebbe addirittura superare questa qua full perk, eh? Non vorrei essere troppo presuntuoso, ma secondo me se non la supera ci compete veramente bene. Ecco raga, occhio veramente alle munizioni perché... Ok, il mostro della nebbia se n'è andato con un colpo. Eppure lui. Beh, il suo male lo fa, raga. Il suo male lo fa. Diciamo che quando entra critico non mi dispiace. Vi ricordo che poi con la giusta build potete assolutamente boostarla tantissimo. Tipo ogni... dopo la traslazione avere il danno incrementato. Avere questo, avere l'altro. Mazza! Molto bello shottare i mostri della nebbia con un colpo. Adesso sono davvero curioso, raga. Mi lancio in una zona al 140. Comunque con i compagni in una zona veramente alta e la proviamo. Ora sono in una zona al 116. È la missione più alta che sono riuscito a trovare i compagni, raga, purtroppo. Avendo la ricompensa degli accampamenti proprio il raggio solare, la gente qua si trova. È l'unica missione per ora. Comunque... guardate già cosa ho trovato, il mio migliore amico. Ho paura di buttarlo fuori dalla mappa così, eh. No, addio. E mi spiace. Ne cercherò un altro, raga. Eccolo qui, questo non c'è rischio di buttarlo fuori. Questo non gli ha fatto assolutamente nulla. Riuso la traslazione fasica. Oh, questo gli ha fatto male. Beh, 2-3 colpi in genere dovremmo killarlo. Adesso, se riusciamo a mirarlo bene in testa, probabilmente li facciamo anche più male. Beh, intanto questi zombie con la morte frenetica che incrementano la loro velocità, mamma mia. Danno un po' fastidio, eh. Anche fisico, raga. Questa missione degli accampamenti ci riserva un sacco di sorprese. Quando non gli entra critico proprio non, gli vuole, non ne vuole sapere di fargli male. Comunque, vedo i miei compagni far fatica con le armi, raga. Io con questa più o meno colpisco bene a impatto tutti quelli che c'ho intorno. Guardate che bello. Molto meglio della morte tascabile. Certo, la morte tascabile possiamo comandare il colpo. Questa invece non lo possiamo comandare, però a impatto mi sembra molto molto meglio. Ecco raga, l'unica cosa che ho notato è che come la morte tascabile mi succhia un sacco di munizioni. Mi conviene veramente usarla raramente, appunto. Intanto abbiamo dei cali di FPS con tutti questi zombie di livello alto che è incredibile, raga. Si incattiviscono e arrivano veramente veloci. Quindi noi che facciamo, mo? Gli buttiamo il campo lento. Traslazione. Che dire, comunque mi sento veramente veramente bene a usarla. Unico problema, come dicevo, le munizioni, raga. Dovete sempre farvi la scorta se volete utilizzare queste armi. È l'unico problema, secondo me, appunto, di queste armi. Intanto andiamo a disturbare il mio migliore amico che dorme. Aia. Ecco, non capisco. Certe volte proprio nulla li fa, eh. Io anche quest'arma, raga, ve l'ho mostrata appieno. Spero di essere stato il quanto più chiaro possibile. A me piace essere molto molto neutrale. Comunque farvi sempre ragionare con la vostra testa. E che dire, io vi invito sempre a lasciare un bel like sotto questo video. Vi ricordo che se sotto questo video riusciamo ad arrivare almeno a 500 like, faremo lo stesso gameplay con la mia Legacy. E lì sì che mi interessa veramente il suo vero utilizzo. Anche di questa mi interessava, eh. E sinceramente sono davvero davvero contento di averla portata su. Penso che me la terrò, certo. L'unica cosa è che mi toccherà usarla raramente, visto la quantità enorme di munizioni che consuma. Detto questo, io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Vi ringrazio di aver guardato questo video.
questo video. Ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Ah, raga, siete pronti per la stagione 9? Bella bella!